Maiorino in via Emo, zona via Padova, sta chiudendo un asilo gestito da un onlus, Sogno di Bimbo, un asilo che dà accoglienza non solo ai bambini delle madri del quartiere di famiglie disagiate, ma anche a figli di migranti o clandestini. Cosa sta facendo il comune? Ma stiamo proponendo in queste settimane alcune soluzioni all'ente che ha promosso questo tipo di attività proprio per riuscire a non chiudere, a non farlo chiudere. Io sono convinto del fatto che debba continuare come esperienza. È un'esperienza che aiuta famiglie di irregolari, di cittadini irregolari, di cittadini cosiddetti clandestini e credo che di fronte al diritto alla vita degna non ci debba essere nessuna barriera e nessuna questione che riguardi un regolamento a colpire, diciamo, la qualità di quello che succede, quindi siamo molto decisi a dare una mano.